Allora, voglio andare al messaggio. Quanti vogliono ascoltare la parola di Dio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il resto tutti fuori. Scherzo. Allora, quante volte nella vita hai detto, almeno una volta, sono stanco di combattere? Allora, lui dice tutti i giorni. Quante almeno una volta l'hanno detto? 1, 2, 3, 4. Ah, quindi ok, ci sta qualcuno. Quindi sto predicando non a extraterrestri. Sto insegnando a persone normali, cioè che hanno due occhi. Ok, ci siamo. Che ogni tanto mi sembra di stare tipo sul pianeta Marte. No. Io qualche volta, specialmente negli ultimi tempi, l'ho detto. Dice, ma che pure i pastori dicono. Sì, pure i pastori. Voglio dare, non so se per te è una bella notizia o una brutta notizia, però pure i pastori dicono sto stanco, non ce la faccio più, oppure sto lottando. Non so se ti è mai capitato questa cosa. E stasera voglio incoraggiarti. Quanti vogliono essere incoraggiati? Dice, mamma mia, gloria a Dio, stasera il pastore non ci incoraggia. Che molte volte i pastori no, sempre a no, però veramente voglio incoraggiarti. Il tema del messaggio è proprio sono stanco di combattere. E credo che come Chiesa ne veniamo da un forte periodo di stanchezza veramente. Perché abbiamo lottato, abbiamo pregato, abbiamo pianto, abbiamo resistito. E per questo mercoledì sera Dio ci disse che venivano tempi di refrigerio. Perché nonostante tutto stai ancora lì a credere che viene un cambio per la tua vita. Amen? Allora, in Seconda Corinzi 10, sapete, molte volte è bella la rivelazione della parola di Dio, però molte volte abbiamo bisogno di una parola semplice. Abbiamo bisogno di una parola che ci dice vai avanti, non ti preoccupare. O no? A volte quando sei stanco, quando dici ma io ho lottato, ho pregato, sembra che quando Dio si sia quasi dimenticato di me, l'hai mai detto questi pensieri, no? Di che cosa hai bisogno? Di qualcuno che ti abbraccia, di qualcuno che ti dà la mano e ti dice io sono con te. O no? O hai bisogno di un predicatore che ti porta una rivelazione così profonda dalla parola che tu dici quasi magait. O quando stai male, attacchi di panico, ansia, depressione, situazione, paure che ultimamente vanno in lungo e in largo per la nazione. Da quando è entrato il Covid, guarda che c'è stato il Covid, 2019-20 diciamo, c'è sempre stata paura, però sembra che proprio da quando è entrato il Covid è venuto proprio a raffica le paure, attacchi di panico. Voi non vivete mai di questo, vero? Cioè voi avete paura, attacchi di ansia, mai? No, già state in cielo voi. Beati di voi. Hai capito o no? Dite il Mariangelo. Nessuno gli viene la paura qualche volta. Ah, gloria a Dio, meno male, grazie. C'è sta una persona umana. Gloria a Dio. Scherzo. Però queste cose fanno parte della vita, ok? Ora voglio darti una chiave stasera affinché io e te possiamo combattere senza stancarci e combattere nella maniera giusta, che molte volte combattiamo e non sappiamo nemmeno noi contro chi stiamo combattendo, ok? Allora, Seconda Corinzi 10 al versetto 3 dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, quanti vivono nella carne? Ma qua nessuno dice io no, io non sono carnale, io sono spirituale. No, vivere nella carne significa vivere. Toccati. Toccati. Ci sta qualcuno che vive nella carne? Qualcuno che vive nella carne? Pazienza. Qualcuno che ci ha messo tanti anni di sacrificio per vivere nella carne, quindi.
Allora, in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Allora l'apostolo Paolo qui, scrivendo alla lettera ai Corinzi, stava difendendo la sua autorità apostolica, visto che lui aveva fondato le chiese e le aveva fondate anche in Corinzi, stava difendendo la sua autorità apostolica e ne aveva tutto il diritto, perché lui aveva fondato quelle chiese. E siccome all'epoca, come adesso, c'erano alcuni che volevano vantarsi di loro stessi, io sono io il pastore, io sono io il predicatore, io sono io l'apostolo, l'apostolo Paolo difendeva il suo apostolato, ma dicendo che la sua chiamata non veniva da un uomo, ma veniva da Dio. Quindi Paolo era una persona umile, perché mentre gli altri dicevano me lo vedo io, Paolo diceva se lo vede Dio nella mia vita. Quindi prendiamo esempio da lui. Ora, questa era una parentesi. Ora, il vero e proprio combattimento, figli, inizia quando Dio risveglia la coscienza delle persone. Quando Dio tocca le nostre coscienze, inizia il vero e proprio combattimento. Quando le fa nascere di nuovo. Quanti sono nati di nuovo? Ma quante poche persone sono nate di nuovo. Ragazzi, c'è bisogno della nuova nascita, eh? E il vero e proprio combattimento inizia quando Dio risveglia la coscienza delle persone, quando le fa nascere di nuovo, quando in poche parole l'uomo si rende conto di avere una natura caduta che mai cerca Dio. Poi quando nasce di nuovo è come se iniziasse una vera lotta tra la nuova natura e la vecchia natura. E tra l'altro poi ci si mette anche il diavolo, che si appoggia sulla natura vecchia e caduta. Nel momento in cui noi nasciamo di nuovo, nasce un combattimento dentro di noi tra la vecchia natura e la nuova natura, cioè tra la natura carnale caduta di Adamo e quella nuova in Cristo, che tu nasci nello Spirito. Ora, la vera lotta che noi facciamo e che il diavolo ci fa a noi, alla fine è questa: evitare che tu ed io adempissimo la chiamata di Dio sulla nostra vita, che non comprendessimo la scrittura e che non dobbiamo conoscere Dio e i suoi piani per la nostra vita. Questo è il più grande combattimento che abbiamo appena letto. Tutto ciò che si innalza orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Se c'è una lotta che io e te facciamo dentro, è questa. Perché il diavolo vuole nascondere i piani di Dio su di noi e Dio vuole invece rivelarceli. Perché tu ed io abbiamo una grande chiamata. Quando tu eri nel grembo di mamma, già eri stata scelta. Grazie del vostro entusiasmo. Quando tu eri nel grembo di mamma, anzi, quando tu eri ancora un vermicellino che stavi così, quando tu eri uno spermatozoo piccolo, già eri stato scelto, perché Dio già sapeva. E la lotta è stata sempre questa. Infatti Giovanni 10 dice che Gesù è venuto a darti vita e vita in abbondanza, mentre il diavolo è venuto per... Il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Vedete, questa è stata, è la lotta di sempre.
In questa continua lotta facilmente ci stanchiamo. Quante che si stancano facilmente? Lotti, e poi... Che succede? Che o smettiamo di lottare facendoci spegnere il fuoco che abbiamo dentro, oppure lasciamo sporcare la nostra vita con compromessi. Però questa sera voglio incoraggiarti a continuare a credere che colui che ti ha scelto ti tirerà fuori da ogni stanchezza. Oggi decidi di credere ancora una volta nella sua opera per la tua vita, perché forse non hai forze, però sei qui. Forse hai delle lacrime sul viso, però sei qui. Forse non volevi nemmeno venire stasera, però sei qui. Forse hai una valanga di problemi, però sei qui. E allora, se sei qui, inizia a ricevere nuove forze da parte dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Perché, cari figli, la vera lotta non è contro la suocera, la vera lotta non è contro il salumiere che ti ha dato, la vera lotta non è contro il vicino di casa, la vera lotta è qui, ed è qui, ed è personale. Mi ascoltate? Quando tu vieni dal pastore, il pastore prega per te, ci abbracciamo, ti incoraggio, poi quando esci da questa chiesa, tu hai le tue lotte, io ho le mie lotte. Ma state seguendo? È la realtà della vita. Non possiamo, ragazzi, nessuno di noi quando si leva la maglietta gli esce un'altra maglietta con la scritta Superman. È inutile nasconderci, perché poi nel quotidiano, oh no Enzo, altro che le guerre puniche, altro che... A volte ci nascondiamo dietro alla religiosità, a volte ci nascondiamo dietro al fatto che predichiamo, che possiamo dare la parola di conoscenza a uno, ma quello è un altro discorso. Ci sono predicatori che hanno risuscitato i morti, ma continuano ad avere lotte. Non so se lo stanno seguendo. Quello non c'entra, perché tu vai da una persona malata o da una persona oppressa nel nome di Gesù, la guarisci, la liberi, ma questo non ti esclude delle tue lotte quotidiane. Lo state seguendo, no? Ora, io ti voglio dare una chiave per discernere queste lotte. Dice la parola, come abbiamo letto, no? Che ci sono dei ragionamenti, delle fortezze che noi dobbiamo prendere e renderle ubbidienti a Cristo. Quante lotte tu ti fai qua dentro? Se potessimo proiettare la nostra mente come un film, che film uscirebbe? Cenerentola oppure Dario Argento nel... Oh no, Dario Argento nel Paese delle Meraviglie. Se noi, cioè, perché la realtà dei fatti. Ora ci sta quelli che dicono: no, pastore, ma io non sto già in cielo. Io penso che tutti, sul lavoro, quando stai in macchina, quando devi una decisione, quando stai parlando con i tuoi figli, quando vai al lavoro, quando stai a scuola, io penso che qua dentro
cioè una, come dire, una, è una tangenziale, cioè si va, si viene, cioè macchine che vanno contro, cioè non si capisce niente, ed è così, è inutile che ci nascondiamo, però Dio ci dà le armi non carnali, perché sennò, come diremmo a Milano, scassassimo tutto cosa, ma ci dà delle armi spirituali che in Dio hanno tutta la forza di prendere questi ragionamenti, distruggerli e renderli ubbidienti a Cristo. Ora, ci sono pensieri che sono dentro di noi, ascoltatemi bene, questa è una chiave proprio, ci sono pensieri che sono dentro di noi già e pensieri che vengono da fuori, cioè dal mondo spirituale. Tu mi dici, pastore, ho capito, ma come faccio a capire la differenza tra i pensieri dentro e i pensieri fuori? Te la spiego subito. Allora, quelli dentro di noi, come scritto in Marco 7, dice dal cuore escono cattivi pensieri. Molte volte ce la pigliamo con tutti quanti, molte volte ce la pigliamo pure col nemico a volte, senza capire che i pensieri, quelli proprio più che non vorresti proprio, da dove escono? Da noi stessi, cioè dalla natura caduta. Lo dice la parola, non lo dice il pastore. Quelli dentro di noi, come scritto in Marco 7, dal cuore escono cattivi pensieri. Quelli ti spingono continuamente verso il peccato. Come fai a capire che sono pensieri che stanno dentro di te? Ti spingeranno sempre verso il peccato. E la Bibbia dice sono impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, eccetera, eccetera, eccetera. Qui il diavolo non c'entra niente. E questi pensieri non li devi combattere. Dice, mamma mia, che sta dicendo il pastore? Ragazzi, questa è proprio una chiave che voglio darti. Questi pensieri non li devi combattere, li devi cambiare. Ed è lì che entra la trasformazione che parla la Bibbia, il rinnovamento della mente e il cambiamento del cuore. Questi pensieri ci fanno capire che siamo sbagliati e di quanto abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. E se andiamo a Cristo con un cuore sincero, Lui mette il suo timore dentro di noi e tutto inizia a trasformarsi per il suo amore e la sua potenza di gloria in gloria. È già tutto più chiaro? Che ci abbiamo purtroppo una natura caduta che ci spinge a voler tirare fuori. Infatti la Bibbia dice che non è quello che entra che contamina l'uomo, ma quello che esce. Vedete? E poi ci sono i pensieri che vengono dal mondo spirituale, i pensieri esterni, così come li chiamo. E quelli li riconosci dal fatto che si innalzano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Che tipo di pensieri sono? Uno, Dio non esiste. Quello non ce l'hai dentro, perché tu sai che Dio esiste. Quindi ti viene dall'esterno e ti dice, Dio non esiste. Ti è mai arrivato sto pensiero? Meno male. Stavo parlando a persone umane. Credi ancora ai miracoli? Ti è mai arrivato questo pensiero? Ma Dio può risolvere quella cosa nella tua vita?
hanno tante cose da fare a Dio, figurati se pensa a te. Sono mai arrivati questi dardoni? Dio ti ha abbandonato. Tradizioni di generazioni stabilite nella mente sono dardi che il diavolo manda sulle nostre vite, le tradizioni. Ah, guai, ah no, mamma diceva, papà diceva, bisnonno diceva. La religiosità. Oppure molte volte le cose non cambiano, che preghi a fare? Sto pregando per mio figlio, ma sto pregando per quella situazione, ma il diavolo viene non da dentro, da fuori, perché dentro di noi abita lo Spirito Santo. Lui viene da fuori e viene a spegnere quel desiderio forte che hai di servire Dio. Hai pregato, hai strapregato, ma non hai visto ancora niente. Lì, perché sei indebolito, il nemico viene e inizia a dirti: ma che preghi a fare? Tante le cose non cambiano. Distrazioni. Oppure molte volte dici: ma ho letto la Bibbia, ma non la capisco. Ma che vuol dire? E ti fermi. Lì riconosci che sono pensieri del nemico, perché si stanno alzando contro la conoscenza di Dio. Lui non vuole che tu possa incontrare Dio, che tu possa conoscere Dio, perché lui sa che nel momento in cui tu conosci Dio, incontri Dio, per lui è finita. Una volta che tu incontri Dio, sarai uno strumento potente nelle sue mani e la tua vita non gli appartiene più, perché Cristo ha pagato un prezzo alto per te e ora tu appartieni a Cristo. Ora, i pensieri che abbiamo nella natura caduta non dobbiamo farli uscire, e quelli del nemico non dobbiamo farli entrare. Fai così, pastore, che hai detto. La Bibbia dice che quello che contamina l'uomo è quello che esce. Ti faccio un esempio, così capisci quello che ti ho detto. Allora, i pensieri che abbiamo detto dentro non devono uscire, quelli che vengono da fuori non devono entrare. Dici: pastore, ma allora che cosa fa? Faccio un esempio: mi viene un pensiero contro Franceschiello di odio. Ora, se io faccio uscire questo pensiero, vado da Franceschiello e gli dico: io ti odio, questa cosa fa male a me, fa male a Franceschiello e ci lega a tutti e due. Pensieri che vengono da dentro, dalla natura caduta. Che cosa devo fare, pastore? Prendo quel pensiero. Gloria a Dio, grazie Siri, te ne puoi andare. E ogni tanto sta pure questa, si sente sola, quindi si è attivata. E quindi io che faccio? Prendo quel pensiero, la Bibbia dice di renderlo ubbidiente. Allora che faccio? Signore, ti prego, cambia quest'odio verso Franceschiello in amore. Il giorno dopo: Signore, ti prego, fallo, perché voglio essere ubbidiente a te. La Bibbia dice di amare i nemici e gli amici. Io ti dico che dopo un po' quel pensiero si cambia. Non lo devi combattere, lo devi cambiare. E quando è che lo devi fare uscire poi? Quando si è trasformato, andando da Franceschiello e dirgli: Franceschiello, io ti amo. In quel modo l'amore che Dio ha messo dentro di te tocca quella persona e quella persona cambia. È una cosa semplice, no? Per questo molte volte
non riusciamo a capire i pensieri e vogliamo, lottiamo contro pensieri che dobbiamo cambiare, semplicemente. I pensieri che ti vengono da dentro non devi lottare, non ci devi lottare, che più lotti, più si... li devi rendere ubbidiente a Cristo e la parola farà un lavoro per te, la trasformazione della vostra mente, la trasformazione del vostro... Ragazzi, questa è la trasformazione. Dice, ma tengo sto pensiero da 30 anni. A volte capita di dire, mamma mia, sto pensiero non se ne va più. Ragazzi, non è il diavolo a volte. Perché altrimenti io non mi spiego. Quando leggo nella Bibbia che Gesù, quando vedeva il nemico, o venivano pensieri, bastava mezza parola nel nome di Gesù, i discepoli nel nome di Gesù. Molte volte noi nel nome di Gesù un anno, nel nome di Gesù 2 anni, nel nome di Gesù 3 anni, però sta sempre là, fisso. Stasera abbiamo capito che quei tipi di pensieri non vanno a lotta, ma vanno cambiati. Come? Alla sua presenza, gridando a lui e dicendo, Signore, change my heart. Cambia il mio cuore. Mentre quelli del nemico non devi farli entrare. Perché? Perché altrimenti da pensieri diventano fortezze e da fortezze diventano ragionamenti. E poi ci vogliono anni, anni e anni per buttarli giù. Ragazzi, è così. Dice, ma stasera mi aspettavo un'altra predica, pastor, mamma mia. No, però io ti sto dando proprio la chiave per vincere. Se vuoi vivere una vita vittoriosa, questa è la chiave. Quando Dio ti apre la mente, quando Dio ti apre la mente a come fare le cose. Perché una cosa è predicare ciò che non si vive, un'altra cosa è predicare ciò che si vive. E tutto quello che sto dicendo l'ho vissuto sulla mia pelle, sia di ciò che abbiamo dentro, e possiamo solo dire, Signore, perdonaci, e di quando viene il nemico da fuori. Pastore, ho capito, che devo fare? Io sono stanco, che sto lottando da mesi. Tengo proprio cavi. Ho finito, già ho finito, non mi preoccupare. Ti voglio leggere la parola per incoraggiarti. Efesini 6 è scritto, del resto... Vedete, del resto, dopo tutto quello che vi ho detto fino adesso, del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La cintura della verità. Ragazzi, la cintura del soldato romano era fatta di cuoio guarnita di metallo e teneva strettamente tutta la tunica, oltre a mantenere la spada e altre cose. Vedete quanto era importante la cintura. Teneva strettamente la tunica, dando maggiore agilità nell'azione e meno presa all'avversario. Così noi dobbiamo fare della verità della parola
di Dio, il nostro stile di vita, metterlo ai nostri fianchi, per così dire, per mantenerci saldi e non far crollare tutto il resto. Quanti questa sera indosseranno la cintura della sua parola? La corazza della giustizia. La corazza veniva messa sopra la divisa e serviva per proteggere gli organi vitali dai colpi del nemico. Metti la corazza della giustizia di Dio su di te. Non usare la tua giustizia, non usare la tua misura, non usare i tuoi metodi. Usa la giustizia di Dio. Chi è che ti ha reso giusto? I tuoi meriti o Cristo? Cristo. Allora, se Lui ti ha reso giusto, cammina nella giustizia. Non prenderti le tue vendette, non prenderti le tue... La giustizia di Dio, la corazza della giustizia. I calzari dell'Evangelo della pace. I soldati romani indossavano pesanti sandali di cuoio, composti da vari strati di suola e provvisti di borchie per evitare che si consumassero. Questi calzari, che evitavano di far perdere equilibrio al soldato, venivano scelti perché comodi e notevolmente stabili durante il combattimento o durante la marcia. Lo scopo è essere perseveranti e pronti ad annunciare la buona notizia dell'Evangelo di Gesù Cristo. Io credo che dobbiamo ritornare a riprenderci la gioia di essere salvati. Io credo che la Chiesa è passata troppo un periodo a combattere, ma siamo così stanchi che abbiamo perso l'entusiasmo, che abbiamo perso la gioia. A volte andiamo a parlare alle persone di Gesù col muso lungo. La gente non ti crede, perché pure loro hanno il muso lungo. Le persone fuori, che non conoscono Cristo, non hanno bisogno di musi lunghi, hanno bisogno di vedere un peccatore salvato. Hanno bisogno di vedere la gioia di un peccatore salvato. La migliore strategia. A volte si cercano strategie ovunque per evangelizzare, sotto, sopra, cartelli, cartelloni, metti, fai, dici, urlo, non urlo, alzo la mano. No, la migliore strategia per evangelizzare agli altri e perché gli altri possano ricevere Gesù, sapete qual è? Andare con la gioia a predicare con la prontezza dell'Evangelo. Sono gioioso. A volte andiamo dalle persone, sai, ho incontrato Gesù, e magari la persona che stai evangelizzando sta più gioiosa di te e dici: ma che succede? Ma che è passato? Che è successo? No, ho conosciuto Gesù. Dovremmo essere gioiosi di portare la buona notizia. Mamma mia, a volte, sapete perché le persone a volte non vanno in chiesa? Perché io vado a evangelizzare a Saira e naturalmente Saira mi racconta magari, che ne so, dei mali capo, non so, ti è mai capitato, parli con una persona inizia a dire tutti i suoi problemi, no? Che ne so, tenga un nervo sciatico, non riesco a mangiare, insomma ti racconta tutto. Ora, il cristiano che te ne ha gioia dovrebbe dare una buona notizia a Saira, no? Invece a volte Saira ha detto che c'ha sciatalgia e tu si sapessi che tengo, cioè tengo doppio sciatalgia con perforante, cioè l'ennia al disco, cioè dico, la prontezza dell'Evangelo. E Sair, e io che la sto evangelizzando, sai, però Gesù ti ama, meno male. Dico, la gioia della salvezza, dovremmo tenere tutte 37.000 dente tutte fuori quando andiamo a evangelizzare. No, ma state comprendendo, no? Una cosa molto semplice, figli.
però a volte le cose semplici le dimentichiamo. Gesù era così semplice, ma una cosa proprio così semplice che era impossibile non comprenderlo. Dovevi essere proprio... Ma state comprendendo? I calzari dell'Evangelo. Lo scopo è essere perseveranti e pronti ad annunciare la buona notizia dell'Evangelo. Poi prendi lo scudo della fede. Lo scudo all'epoca non era una cosa piccolina, era... Avete mai visto gli scudi romani? Faccio come facevano a tenerli in mano. E non era solo per difendersi, ma lo scudo era una vera e propria arma. Che cosa sto cercando di dirti? Non devi solo proteggerti da ciò che ti arriva, ma devi proprio spegnere tutti i dardi infuocati che il diavolo ti arriva. Devi proprio spegnere. Quando ti arrivano i dardi che vogliono alzarsi contro la conoscenza, spegnili. Prendi quei dardi e rendili ubbidienti a Cristo, perché dentro di te le tue armi non sono carnali, sono spirituali. E Dio ti ha dato tutta la forza per spegnere ogni dardo infuocato. Quando il nemico ti dice: ma Dio non esiste, sai come gli devi rispondere? Ti guardo intorno e dici: guarda che grande architetto è il mio Dio, ha creato il cielo, il mare, la terra, gli uccellini, i pesci che stanno nell'acqua, ha creato a me e a te. Faccio te come se ne va. Quando lui viene e ti dice: ma Dio ti ha abbandonato, tu digli che nella Bibbia è scritto 365 volte: io sarò con te tutti i giorni della tua vita. Per questo ti dico: non accoglierli, perché quando tu li accogli inizia un pensiero, poi inizia una fortezza, poi ti siedi a tavola con lui e dici: ecco, ragioniamo un po', ma forse hai ragione tu. Dici: pastore, ma io non sto bene, perché? E poi vai a vedere, è perché abbiamo accolto. Ah, ma tanto tu non ci riuscirai. No, io ci riuscirò, perché colui che mi ha chiamato è più grande di colui che mi sta accusando in questo momento. L'elmo della salvezza. Beh, un bel elmetto in testa ci vuole. All'epoca, come ad oggi, si sa che la testa, un colpo in testa te può far fuori. Per questo l'elmo della salvezza è importante. Dobbiamo proteggerci nella mente, figli. Non accogli tutto. Non accogli. A volte quando ti vogliono buttare spazzatura nella mente, otturati le orecchie. Quando vengono e vogliono parlarti male di qualcuno, è così. Non ascoltare. Quando a volte ti vogliono scoraggiare, non ascoltare. Quando a volte ti dicono: ma tu questa cosa non la devi fare, e tu sai che Dio ti ha chiamato a farla, non ascoltare, che quella è spazzatura per le tue orecchie. Uccidono la tua fede, ti ammazzano. Quindi tu mettiti una bella elmetto in testa di quelli tosti e tutto ciò che ti arriva se ne deve andare via. Non deve proprio entrare. Poi la spada dello spirito. E qui non ce n'è per nessuno. La parola di Dio è la spada dello spirito, infallibile, potente. Con questa parola possiamo fronteggiare ogni attacco del nemico. Con la parola di Dio tu sarai infallibile. Con la parola di Dio, qualsiasi dardo viene, qualsiasi pensiero viene, tu gli puoi rispondere con la parola. Gesù stesso, quando è stato tentato dal diavolo, come l'ha risposto? Con la parola. E Gesù era Gesù, poteva alzare un dito e il diavolo si sarebbe stato zitto per sempre. No, però Gesù come lo rispondeva? Con la parola. Come vuoi rispondere oggi alle crisi che ti vengono? Come vuoi rispondere a quella situazione che non cambia? Con la parola.
E se non cambia oggi, con la parola domani. E se non cambia domani, insisti con la parola, predica la parola, confessa la parola, perché verrà un tempo che quella parola, mentre tu hai fatto un lavoro con quella parola, la parola farà un lavoro per te in quel tempo. Ci sono persone che a volte ti ammazzano i sogni, ci sono persone a volte che ti ammazzano la chiamata, magari non lo fanno nemmeno a posto, però tu sai che dentro c'è un fuoco che non si può spegnere, circostanze della vita, situazioni, tutto vogliono cercare di spegnere quel fuoco. Ma voglio dirti una cosa, quel fuoco si è acceso già nel grembo materno, perché Dio già lì ti aveva scelto, e le persone che Dio sceglie nessuno le può fermare. Nella vita e nella morte, nei problemi e nelle circostanze. Può venire il gruppo per piacere qui? Dice, pastore, ok, ma che devo fare? Scendi proprio nel pratico, ho finito. Ho capito che tengo una guerra in testa. Ho capito che ho capito tutto. Ho capito che devo fortificarmi nella forza della sua potenza. Ho capito che devo indossare ogni giorno l'armatura. Questo l'ho capito, lo farò domani. Ma stasera che devo fare? Fai quello che ho fatto io quando mi sono morti 3 bambini. Possiamo spegnere pure questo per piacere? Provo. Ciao, questo. Voglio ringraziarti con tutto il mio cuore per essere stato con noi, e se questo messaggio ti ha benedetto, edificato, fortificato, condividilo con i tuoi amici. Se poi vuoi restare in contatto con noi, lo puoi fare iscrivendoti al canale YouTube, visitando la pagina Facebook, su Instagram, su tutti i social ci puoi trovare sicuramente. Se poi vuoi un contatto diretto con noi, puoi chiamare a questo numero che stai vedendo qui in sovraimpressione, ci sarà sempre qualcuno che ti ascolterà, così che possiamo restare in contatto con te. Se vuoi, puoi venire a trovarci in chiesa tutte le domeniche per stare con noi di presenza, e ti chiedo di pregare per questo ministerio, di sostenerci con la tua preghiera o di sostenerci facendo qualcosa in più, cliccando qui su questo Q-code che troverai. Ti benedico, ti abbraccio dal CIMAP The Glory Pomigliano.